realtà di oggi direi di, anziché fare 2 ore e una pausa in mezzo, tiriamo un po' di più e magari ci andiamo tutti via prima, va bene? Ok. Consideriamo il caso di un elemento vitale semplicemente appoggiata, costituita da solo calcestruzzo semplice, quindi senza armature, e soggetta a un carico distribuito di possiamo distinguere l'asse netto, luogo dei punti a sollecitazione nuda, isostatiche di compressione e isostatiche di trazione. Le isostatiche di compressione sono le linee che hanno per direzione principale la tangente e che hanno per tangente la direzione principale di compressione. Lo stesso vale per le isostatiche di trazione. Allora, immaginando di aumentare progressivamente il carico P, quello che succede è che inizieremo a notare, in corrispondenza di questa sezione, l'apertura di piccole fessure. Man mano che incrementiamo il carico, le fessure aumentano in numero e in ampiezza, lungo la fibra inferiore, che è sollecitata a trazione, fino a portare l'elemento a rottura. Adesso, se consideriamo un elemento analogo delle stesse dimensioni, soggetto allo stesso carico P, sempre appoggiato, però all'interno di questo elemento andiamo a disporre nella sezione inferiore un'armatura, quello che succede è che a parità di carico il secondo elemento offrirà una capacità di resistenza al carico 20 volte maggiore. Questo perché ovviamente nel primo caso possiamo notare l'assoluta incapacità del calcestruzzo di resistere a trazione. Questa incapacità viene in qualche modo fornita dalle barre d'acciaio che andiamo a disporre nella sezione inferiore. Verosimilmente sarebbe opportuno andare a disporre delle barre di armatura lungo le isostatiche di trazione. Per motivi costruttivi, invece, quello che andiamo a fare è disporre complicature nette nella sezione inferiore. Da notare che la presenza di armature nella parte inferiore, quindi armature longitudinali che resistono alla trazione, non implica la non apertura delle fessure. Le fessure continuano comunque ad aprirsi, semplicemente non si dilateranno come nel primo caso. Come abbiamo già visto nella prima esercitazione, uno degli aspetti che dobbiamo tenere in conto per quanto riguarda il cemento armato è il fatto che abbiamo a che fare con un materiale che non ha un materiale non omogeneo. Di conseguenza non possiamo avvalerci della meccanica del continuo omogeneo per studiare, ma, come abbiamo già detto, dobbiamo cercare di capire il comportamento da prove sperimentali. Quindi,
consideriamo un elemento di padre, che può essere questo, soggetto a flessione. E andiamo a valutare che cosa il comportamento che registriamo all'aumentare del carico. Andiamo a vedere cosa succede in termini di deformazioni. Allora, distinguiamo tre stati fondamentali. Primo stato, secondo stato, terzo stato. Ci ricordiamo al di sotto delle barre di armatura, avremo una porzione di calcestruzzo, quella del coperto inferiore, che ovviamente sarà soggetta a trazione. Per le caratteristiche del legame costitutivo del calcestruzzo, anche per carichi molto bassi, in realtà non abbiamo già più un comportamento lineare elastico. Vedete? Mentre invece nel caso di compressione il ramo lineare elastico è più lungo. Però comunque possiamo fare questa approssimazione. Immaginiamo che tutti e due i materiali nel primo stato si comportano con un andamento del con un comportamento lineare elastico. Questo sarà l'andamento delle tensioni nel primo caso. Nel primo stato. Continuando a incrementare progressivamente il carico P, entriamo nel secondo stato. Il secondo stato è caratterizzato dall'apertura delle fessure.
andranno a formarsi a partire dalla sezione centrale, allontanandosi, seguendo appunto le sostatiche di trazione. Ovviamente qua c'è anche l'armatura. Questo avviene perché il calcestruzzo nella parte inferiore supera la sua resistenza massima a trazione. In corrispondenza delle fessure, ovviamente tutte le sollecitazioni di trazione vengono portate dall'armatura. Il calcestruzzo è più in grado di portarle, ovviamente. Continuando a incrementare il carico, le fessure aumentano più che in numero in ampiezza, quindi quelle che già ci sono continuano ad aprirsi e si iniziano a leggere gli allungamenti sempre più forti. La presenza di fessure in ogni caso non implica il collasso dell'elemento. Questo stato è lo stato che utilizziamo per andare a fare le verifiche in termini stativi degli esercizi. Consideriamo una sezione e schematizziamo le sollecitazioni agenti sulla sezione del secondo stato in questa maniera. Immaginiamo che il calcestruzzo nella parte superiore sia soggetto a compressione e resista a compressione, e la parte inferiore invece tutta la trazione sull'elemento è portata dalle barre di armatura. Quindi avremo questa cosa. Tutta la trazione è portata dalle barre di armatura, tutta la compressione dal calcestruzzo al di sopra dell'asse nero. Fin qui il comportamento dei materiali è ancora lineare elastico. Continuando a incrementare il carico, le lesioni aumentano, le fessure aumentano, come ho già detto, aumentano in termini di ampiezza, fino a portare l'elemento alla rottura. Cosa succede però? Qua dobbiamo distinguere due casi. Uno degli aspetti importanti del cemento, l'aspetto più importante del cemento armato, è che state analizzando degli elementi che non sono costituiti da un solo materiale. Quindi non dovete soltanto verificare, ad esempio, quando andremo a fare il dimensionamento le verifiche delle sezioni, che sia e che la resistenza offerta dall'elemento sia utile per contrastare le sollecitazioni a cui è sottoposto, ma dobbiamo anche vedere qual è l'efficienza dei materiali, ossia che questi due materiali vengano sfruttati al meglio, il calcestruzzo e l'acciaio. Come facciamo questa cosa? Uno dei metodi appunto è andare a vedere come questi aiutano la cottura, ossia nel terzo stato noi andiamo, ci troviamo qui, da B e C. C è il punto in corrispondenza del carico a rottura. Le tensioni sulla sezione non sono più lineari elastiche, le sollecitazioni, ma avranno un andamento di questo tipo. Per quanto riguarda la parte complessa. Possono presentarsi due casi. Un primo caso: l'acciaio di l'armatura nella parte inferiore, l'acciaio dell'armatura inferiore comincia a dilatarsi sempre di più, supera il ramo elastico, inizia a snervarsi fino ad arrivare a rottura. E questo è il primo caso, ossia rottura duttile. Dilatandosi sempre di più l'acciaio soggetto a trazione nella parte inferiore, quello che succede è che si registra anche uno schiacciamento della parte superiore, quindi del calcestruzzo.
immaginate se questo inizia a dilatarsi, ovviamente la parte superiore inizierà a comprimersi sempre di più e per arrivare fino allo schiacciamento del calcio fuzzo nella parte superiore dell'elemento. E questo è il caso di rottura duttile. Mentre invece se la rottura sopraggiunge per schiacciamento della parte superiore dell'elemento senza che le barre d'armatura arrivino, escano dal campo elastico, ossia non si dilatano, non si snerva l'acciaio, rimane in campo elastico, allora la rottura si dice fragile. La differenza qual è? Fisicamente potete immaginare che se ci trovassimo nel caso di rottura duttile assisteremo a delle dilatazioni sempre più importanti, quindi vedremo fisicamente l'elemento che tende a dilatarsi nella sezione inferiore perché l'acciaio tende a snervarsi. Nel caso invece di rottura fragile le barre d'armatura sono molto resistenti, ad esempio abbiamo disposto molto acciaio, adesso andremo a vedere come, perché si verifica un caso piuttosto che l'altro. Non si registrano delle dilatazioni importanti, ma a un certo punto la rottura si presenta per schiacciamento della parte superiore e quindi è più imminente, più immediata. Distingue la rottura e il collasso dell'elemento è quello che noi è il caso in cui ci troviamo quando andiamo a fare un'analisi agli stati limite ultimi, che è la rottura. Proprio in questo caso dimensione tra gli stati limite ultimi distinguiamo azioni normali e sollecitazioni tangenziali. Tra le azioni normali ovviamente pressione semplice, sforzo normale presso pressione periferica ovviamente. Le sollecitazioni tangenziali, taglio e torsione. Adesso
ci concentriamo sul caso di flessione semplice e, o meglio, dimensionamento per azioni normali. Ci serve capire, trovare un metodo per riuscire a dimensionare delle sezioni sfruttando al massimo entrambi i materiali. Per questo andiamo a utilizzare i campi di rottura che sono nella fotocopia che vi ho distribuito. Ce li avete tutti? Praticamente all'interno di questi diagrammi di rottura cosa osserviamo? Osserviamo tutte le tipologie di casi in cui noi possiamo arrivare a rottura all'interno di un elemento. Adesso li vediamo con più precisione. Andiamo a discretizzare tutti i casi possibili partendo da una rottura per frazione completa di tutta la sezione fino a compressione semplice, tutte le varie tipologie di rottura. Quindi il caso di rottura in campo elastico dell'acciaio piuttosto che con acciaio trapato, adesso le vediamo con più attenzione. Prima di passare ai campi di rottura dobbiamo vedere le ipotesi necessarie per costituirli. Allora, abbiamo due ipotesi cinematiche e due di materiale. Prima ipotesi, aderenza perfetta tra acciaio e calcestruzzo. Questo significa che in corrispondenza delle fibre a contatto tra le barre d'acciaio e il materiale calcestruzzo, le deformazioni devono essere le stesse. Ossia non deve esserci uno scorrimento delle barre d'acciaio all'interno del calcestruzzo. Seconda ipotesi, deve esserci conservazione delle sezioni piane, ossia la sezione vuota e tasla restando piana. Sui legami costitutivi di acciaio e calcestruzzo. Questi li potete trovare, i diagrammi di calcolo, tensione e deformazione, vi disegno qua da parte in normativa al punto 4.1. Questo per i diagrammi del calcestruzzo e lo stesso punto 3 per l'acciaio. Allora,
Un primo tratto sarà lineare elastico, si raggiunge la tensione di snervamento segue un tratto lineare fino al collasso. Si raggiunge quindi la tensione di snervamento in corrispondenza della deformazione εSY. Ci sarà una dilatazione per tensione di snervamento costante fino a εSY, quindi la deformazione ultima non dura. Sarà appena 81 e appena Pascal, e la εSY, ossia la deformazione in corrispondenza della tensione di snellamento, la deformazione di snellamento sarà uguale a 3,91, questo è il progetto, quindi di 91 piccola P su εS, e sarà circa 1,89. Qui abbiamo 1,89, quindi, e sarà sempre questo con base di 455. La deformazione ultima rottura invece la poniamo pari a 10 per 1000. In realtà l'acciaio dolce, l'acciaio di arrotura che utilizziamo, può raggiungere deformazioni ultime a rottura anche pari a 12-14 per mille, ma noi per questioni di omogeneità di calcolo con materiali utilizziamo questo limite. Quindi, il legame costitutivo che noi andiamo a utilizzare adesso nei campi di rottura, per quanto riguarda l'acciaio conosciamo tutto, εY, εS. Ora, riguarda il calcestruzzo, noi abbiamo visto come abbiamo
visto questo primo comportamento con RCM, resistenza media di compressione. Prima di arrivare a poco. Abbiamo abbattuto questo valore a RCK, così. Per quanto riguarda le due resistenze sul provino pubblico, se vi ricordate l'altra volta. Poi abbiamo considerato FCM ed FCK, che sono le resistenze di compressione sul provino cilindrico, inferiori rispetto all'RCM. Mettiamo FCK e F, che è questa qui, e l'abbiamo abbattuta fino ad arrivare ad FCU, introducendo i coefficienti di sicurezza e alfa CC che ci serviva per valutare i carichi di lunga durata. Scriviamoci, le riscriviamo qua a fianco. Allora, da RCM siamo passati a RCK. RCM meno di sicurezza gamma C come nell'acciaio, ma anche questo 0,85 che è alfa CC. È un coefficiente aggiuntivo nel caso del calcestruzzo che vale 0,85 per carichi di lunga durata e 1 per carichi di breve durata. L'importante è che consideriate entrambi i coefficienti. Allora, questo quadro è soltanto per farvi capire tutte le condizioni di sicurezza che abbiamo utilizzato fino ad arrivare all'ultimo legale costitutivo. Adesso facciamo un'ulteriore approssimazione, che è questa. In termini di sezione soggetta a pressione, noi abbiamo uno stato tensionale in queste parti. Compressione, trazione. Nella parte superiore, quindi quella soggetta a compressione, il diagramma dovrebbe essere di questo tipo. La normativa
schematizza questo comportamento in questa maniera. Tramite un diagramma parabola rettangolo, ossia ci sarà un primo ramo parabolico, secondo lineare, così. Con tensione massima FC1. Quindi significa che la prima schematizzazione che vediamo di questo ramo è questa. Primo ramo parabolico, cioè di questo diagramma, primo ramo parabolico, secondo lineare. Ok? Questa sarà la FC1, questo lo trovate in normativa al paragrafo che abbiamo scritto prima. Si raggiunge la tensione ultima FC1 e si avrà un andamento lineare delle deformazioni fino a rottura e avverrà come per l'acciaio YC1. Allora, parabola rettangolo. Un'altra schematizzazione che si può adottare per schematizzare l'andamento delle tensioni e deformazioni per il calcestruzzo complesso è tramite il diagramma chiamato stress lock. Questo avrà un'altezza pari a FC1 e un'estensione pari a 0,8 y segnale. Questo è l'asse neutro, quindi l'altezza dell'asse neutro y segnale è questa. Siamo arrivati qui, questa è la schematizzazione più semplice che possiamo adottare per valutare le sollecitazioni agenti nella zona di compressione.
fino adesso la vediamo relativamente al diagramma del calcio fisso. È che se tutta la sezione risulta complessa, quindi quando ci troviamo nel caso di sezione interamente complessa, che adesso andremo a vedere con più attenzione nei campi di rottura, la deformazione sulla sezione raggiunge il valore di 2 per 1000. Questo vedetelo così, abbiamo detto che abbiamo schematizzato il diagramma di tensione e deformazione come un parabola rettangolo. Abbiamo qui per quanto riguarda il calcio espulso. Da normativa consideriamo la deformazione ultima pari al 3,5 per 1000 e la fine del vano parabolico pari a epsilon cc uguale a 2 per 1000. Questa è la vostra FC. Quindi in poche parole, se tutta la sezione è compressa, la rottura si raggiunge qua. Se invece la sezione è soggetta in parte a trazione nella parte inferiore e in parte a compressione, la rottura del calcio espulso avviene a 3,5 per 1000, ossia siamo in questa situazione. Allora, quindi vuol dire che stiamo studiando tutti quei casi
questo è l'andamento delle tensioni. Per farvi capire, questo è il valore di deformazioni del 10 per 1000. In questo caso c'è una sezione sollecitata interamente a trazione, ossia questo. Man mano che ci stiamo spostando verso altri campi di rottura, quello che succede è che registriamo questi altri casi, ossia l'armatura nella parte superiore della sezione arriva a rottura non più per 10 per 1000 ma per valori più piccoli. Non spiegarlo? Allora, considerate i due casi limite. Questa è una sezione soggetta a sforzo di trazione o di flessione. Partiamo dal caso di trazione uniforme su tutta la sezione. Qui abbiamo un'armatura inferiore e un'armatura superiore che portano lo sforzo di trazione e consentono una deformazione ultima pari a 10 per 1000. Ok? Adesso che cosa succede? Immaginate che voi avete questa sezione soggetta a trazione e all'elemento di trave applicate piano piano un carico distribuito, uniformemente distribuito nella parte sulle fibre superiori. Che cosa succede? Che questo sforzo di trazione non sarà più uniforme, ma piano piano si verificherà uno schiacciamento nelle fibre di calcestruzzo. Non scrivete, dovete soltanto a seguirmi. Noi vogliamo raccogliere nei campi di rottura tutte le possibili condizioni di rottura che si verificano. Quindi quelle limite sono trazione complessiva, trazione uniforme della sezione e compressione di rottura. In mezzo ci sono tutte le varie casistiche che andiamo a studiare. Partiamo da un caso in cui la sezione non ha un carico di T uguale a 0, cioè soltanto una sollecitazione di trazione. Che cosa succede se io piano piano vado ad aumentare il valore del carico? Quindi partiamo da 0 e lo incremento. La parte dell'elemento superiore all'asse neutro inizia a comprimersi, però comunque è sollecitata a trazione. Questo che cosa significa? Che il valore ultimo a trazione nella parte inferiore è fissato. Che io aumento il carico, comunque non si otterrà un valore maggiore di 10 per 1000. Quindi vuol dire che stiamo qua. Nella parte superiore, con la presenza del carico, non va subito in compressione, ma inizia a ridursi la deformazione trazionale. Quindi vuol dire che la sezione, scusate, l'elemento arriverà a rottura, se noi consideriamo questa sezione, che inizialmente è sollecitata a raggiungere la rottura con una deformazione uniforme sia superiormente che inferiormente, se io vado ad applicare un carico sempre maggiore, arriverò a rottura magari con 10 per 1000 qua e 9 per 1000 sopra. Se continuo ad aumentare il carico, la parte superiore si schiaccia, inizia ad andare piano piano in compressione. La rottura quindi sopraggiunge con un valore sempre inferiore della deformazione delle barre d'acciaio superiori soggette a trazione. Quest'ultimo è un caso limite in cui aumento il carico, continuo ad aumentarlo, la fibra superiore di calcestruzzo, questa qui, non è più soggetta a trazione. Siamo qua. Che cosa significa? Nel primo campo di rottura, ossia questo, noi abbiamo descritto tutte le possibili rotture a cui può andare incontro un elemento sollecitato prevalentemente a trazione. Questa qui, questo, è un caso in cui si rompe l'elemento con rottura uniforme. Questo è un altro. Se aumento il carico qui di un certo moltiplicatore, quello che succede è che questa tipologia di rottura inizia a ruotare. Così, descrivendo tutte le possibili rotture presenti nel primo campo. Quindi le condizioni limite sono rottura uniforme per trazione con deformazione a 10 per 1000 e condizioni a rottura con fibra superiore non sollecitata e fibra inferiore deformata a 10 per 1000. Una prima nota, la deformazione di cui parliamo qua in basso non è
sulla fibra inferiore della sezione, ma in corrispondenza delle armature. Abbiamo visto che l'armatura, l'acciaio di armatura può arrivare a rottura con questa deformazione. Il cemento, il calcio e il tuzzo non ci arriva, si ferma al 3,5. Allora, secondo campo di rottura. Immaginate di fare questo esercizio che abbiamo fatto prima. Siamo arrivati a incrementare il carico P, ok? L'abbiamo incrementato fin quando la rottura non sopraggiunge. Voi dovete immaginare una cosa, che state non stiamo valutando qual è il valore numerico del carico con cui si raggiunge la rottura. Immaginate che stiamo valutando tutte le possibili condizioni di carico, condizioni di sollecitazione in cui arriva la rottura. Qua io ci ho messo ad esempio due carichi in valore, che sono questo e questo. Non ci stiamo concentrando sul carico, ci stiamo concentrando sulle sollecitazioni della sezione, come questa qua che è la rottura. Quindi vuol dire che io posso raggiungere la rottura anche senza questo carico. Poi, idealmente, non è questa l'operazione che facciamo, però per farvi capire, potrei ridurre il carico di trazione e aumentare questo, di poco, e vedo qual è la rottura appena successiva alla trazione uniforme. Continuo ad aumentare, fino ad arrivare al termine del primo campo, che è la rottura che si raggiunge in corrispondenza di una sollecitazione nulla qui e una sollecitazione di trazione di 10 per 1000 qua sotto. Adesso continuo a spostarmi, quindi sto continuando a ruotare. Qual è il valore limite che incontro? Questa è la fibra compressa di calcio, la fibra superiore, quindi qua c'è il calcio estruso. Il valore limite con cui si raggiunge la deformazione ultima del calcestruzzo è il 3,5 che abbiamo visto prima. Quindi stiamo vedendo tutti i campi di rottura in cui si parte da uno stato di sollecitazione nullo nella fibra superiore e a 10 per 1000 nella fibra inferiore. Quindi, facendo questo stesso ragionamento, nel campo 2 descriviamo tutte le sollecitazioni di rottura. Qui abbiamo uno stato di sollecitazione che parte da questa condizione per arrivare a questa. C'è sempre trazione, ma inizia a esserci compressione nella parte superiore. Adesso cosa succede in corrispondenza di questa condizione? Questa retta, la rottura dell'elemento avviene per rottura, deformazione ultima dell'acciaio e deformazione ultima del calcestruzzo. Questa si chiama retta di rottura limite. Significa che i due materiali collassano contemporaneamente. Per tornare al discorso di prima, in cui parlavamo di rottura duttile e rottura fragile, possiamo capire che in questo caso, e quindi il discorso dell'efficienza nell'utilizzo dei due materiali, in questo caso noi li abbiamo idealmente sfruttati al meglio. Se noi andiamo nei casi precedenti, quindi ad esempio poniamoci sulla retta di separazione tra il campo 1 e il campo 2, la rottura della sezione avviene senza aver sfruttato completamente il calcestruzzo.
si rompe prima l'acciaio. Poi immaginate che stiamo leggendo tutte le configurazioni ultime della sezione. Quindi significa che se noi arriviamo qua, quindi vediamo questo tipo di rottura, la rottura si presenta per un valore intermedio tra 0,35 del calcio, delle fibre superiori di calcio estruso. Quindi vuol dire che l'elemento collassa perché ha collassato l'acciaio, si è dilatato fino ad arrivare alla sua deformazione ultima. Il calcio estruso non l'abbiamo sfruttato. Se la rottura avviene in corrispondenza di questa, se il collasso dell'elemento avviene in corrispondenza della rottura limite, ossia questa, vuol dire che entrambi i materiali collassano insieme, quindi li abbiamo sfruttati al meglio. Andando avanti, continuiamo a descrivere queste altre tipologie di rottura. Campo 3. Adesso ovviamente non dobbiamo più così, perché abbiamo raggiunto la deformazione ultima del calcio estruso. Quindi andiamo a vedere i casi nel campo 3 in cui il calcio estruso si rompe, è sfruttato completamente, ma l'acciaio delle armature delle fibre inferiori è snervato, ma non raggiunge la condizione ultima di rottura, la sua epsilon SU. Quindi vuol dire che le deformazioni della fibra inferiore varieranno delle barre d'acciaio, 10.000 e 1.86. Descriviamo tutti i campi di rottura, tutte le possibili rotture che avvengono per epsilon S uguale a epsilon S con, ossia raggiungimento della deformazione ultima delle barre d'acciaio. Quando arriviamo qua, sulla retta di rottura limite, si soddisfano due condizioni, epsilon C uguale epsilon C con, deformazione ultima nel calcio estruso della fibra superiore. Ed epsilon S uguale epsilon S come sempre nelle barre d'armatura inferiore. Adesso nel campo 3 vediamo tutte le rotture che avvengono per collasso del calcio estruso nella parte superiore, quindi raggiungimento della deformazione ultima, e barre d'acciaio nella parte inferiore snervate, perché la deformazione delle barre d'acciaio inferiori varia tra 10 per 1000 e 1,86, che è il valore di deformazione in corrispondenza dello snervamento dell'acciaio. Questo tipo di rottura si chiama rottura bilanciata. Continuiamo a ruotare intorno a questo polo
E che cosa succede? Fino a questo punto queste, ricordiamoci, abbiamo detto, questa è la fibra, questo è l'acciaio di armatura, è la sollecitazione in corrispondenza dell'acciaio di armatura. Fino a questo punto l'acciaio è teso, qua inizia a comprimersi. Che succede se inizia a comprimersi l'acciaio? Che mano a mano andrà in compressione anche il calcestruzzo del copriferro, quindi della parte inferiore. Quindi vuol dire che se fino a questo punto noi abbiamo considerato questi diagrammi, non abbiamo escluso la presenza del calcestruzzo, non abbiamo visto la trazione del calcestruzzo, da questo punto in poi lo abbiamo considerato perché reagisce a compressione. Quindi vuol dire che questo è il campo 4. Sarà diviso in due. Allora, possiamo distinguere, chiamiamolo il campo 4A, tutte le rotture che avvengono, che partono da un valore di deformazione delle barre d'acciaio XSY che va fino a 0. E il campo 4B, quest'altra parte, in cui tutta la sezione è compressa fino alla compressione della fibra, o meglio, tutto, le barre d'acciaio iniziano a comprimersi. Potete vedere che per valutare la sollecitazione in cui la rottura in cui le fibre inferiori non sono sollecitate, l'esatto opposto rispetto a questo. Partiamo da questa condizione ultima. Adesso, ultimo, partiamo dall'ultima condizione del campo 4. Uniforme della sezione. Attenzione però, questo tipo di rottura non si raggiunge semplicemente ruotando il campo 4 così.
ma si presume, si considera la sezione di calcio stufo già rotta per un valore di deformazione ottima pari al 2 per 1000 che abbiamo visto prima. È per questo che sulle fotocopie che avete avete questa situazione. Quindi in poche parole, qui la rottura si è raggiunta per schiacciamento del calcio stufo e acciaio snervato ma a compressione, perché il 2 per 1000 è maggiore del 1,86 per 1000, che è la deformazione di snervamento dell'acciaio. Sia in grado di sopportare le sollecitazioni per la quale voi la state progettando, ma che raggiunga la rottura in una certa maniera. Qui abbiamo visto tutte le possibili condizioni in cui una sezione di cemento armato può raggiungere la rottura. Più siamo idealmente vicini a questa retta, ossia la retta di rottura limite, più abbiamo sfruttato al meglio i materiali, perché significa che l'acciaio e il cemento che noi abbiamo utilizzato nell'elemento raggiungono la rottura insieme. Verosimilmente, che cosa vi aspettate se la rottura si raggiunge ad esempio con l'acciaio in campo elastico, quindi qua, in campo 4? Significa in qualche modo che non abbiamo sfruttato completamente l'acciaio, ossia che è molto più resistente, offre molta più resistenza nella parte inferiore, per farvi capire. La rottura si raggiunge per schiacciamento del calcestruzzo, quindi idealmente dovremmo in teoria distribuire diversamente i materiali. Più armatura c'è nella parte inferiore, a parità di calcestruzzo, più ovviamente sarà facile rimanere in campo elastico lineare qua, quindi non raggiungere nemmeno lo snervamento. Cercate di comprendere, immaginate un elemento che ha una certa sezione e delle armature nella parte inferiore che resistono a trazione. Che cosa succede se voi iniziate a togliere armature nella parte inferiore o comunque aria di armatura? Quello che succede è che si dilaterà prima a parità di calcestruzzo. Così come se voi avete un elemento che raggiunge la rottura duttile, quindi ci troviamo nel caso di rottura duttile, la rottura viene raggiunta per forti deformazioni della parte inferiore, se voi aggiungete armatura resistente a trazione, l'elemento si irrigidisce, quindi comunque arriverà a rottura, ma tenderà a raggiungere la rottura magari in condizioni elastiche. Quindi significa che più aumento armatura raggiungerà la rottura dopo a parità di calcestruzzo, perché comunque sto offrendo maggiore resistenza, però sarà più facile e più probabile che si romperà per schiacciamento del calcestruzzo nella parte superiore. L'obiettivo è progettare delle sezioni, degli elementi che riescano a soddisfare i requisiti prestazionali in termini di sollecitazioni, e secondo obiettivo, che raggiungano una rottura il più possibile tendente alla rottura limite, adesso vedremo come, in maniera tale da impiegare e sfruttare al meglio i due materiali. Perché può capitare che voi magari progettiate un elemento con un certo quantitativo di armatura e calcestruzzo, che facendo la verifica da sollecitazioni inferiori alle resistenze, vi risulti verificata vero, però in realtà disponendo diversamente i materiali, quindi modificando la geometria della sezione piuttosto che aumentando o riducendo l'armatura, vi trovate a risparmiare il materiale che state utilizzando, soddisfacendo comunque i requisiti prestazionali che vi sono richiesti. Quindi ci sono due discorsi che dovete fare: quello di
resistenza maggiore della sollecitazione e sfruttamento efficiente dei materiali. Adesso prendiamo un attimo in considerazione una sezione. Della sezione e le barre d'armatura nella parte inferiore. Epsilon S è la deformazione dell'acciaio dell'acciaio d'armatura delle barre inferiori e Epsilon C la deformazione del calcestruzzo in lembo superiore. Allora, per la similitudine dei triangoli, il rapporto da epsilon c ed y segnato sarà uguale a epsilon c più epsilon s su questo più questo su b. Invertendo y segnato sarà uguale a epsilon c. Questa quantità la chiamiamo k, ossia coefficiente di posizionamento dell'asse neutro. Questo coefficiente dipende dalla deformazione del calcestruzzo nel lembo superiore e la deformazione dell'acciaio nella parte inferiore. Questo vuol dire che, visto che tutti gli angoli di rottura che abbiamo disegnato prima variano tra dei punti che conosciamo, ossia ad esempio epsilon s e y la conosciamo, che è la deformazione di slegamento dell'acciaio, abbiamo detto che utilizziamo barre di 455 di questo valore è noto. Così come epsilon c1, così come epsilon su 10 per 1000 per 5. Questo vuol dire che possiamo andare a vedere quanto vale k in corrispondenza dei punti noti, ossia delle rotture che separano due campi. Perché in corrispondenza dei
con l'esperienza di quelle condizioni noi conosciamo sia epsilon con c che epsilon con s. Questo ci servirà adesso per sfruttare i campi di rottura. Allora, deformazione ultima del calcestruzzo e deformazione ultima dell'acciaio.
chiappa, ce la può fare. Questo qua. E 5 per 1000 su 25 per 1000 più 10. Circa 0,259. E lo piazziamo qua. Procedendo nello stesso modo, campo tempo, K varia da 0,259 e bilanciata che vi ho descritto prima, che si raggiunge in con un asse neutro che vale epsilon c, deformazione ultima delle fibre complesse di calcio struzzo su epsilon c più epsilon sy per b. La rottura si raggiunge per deformazione dell'acciaio appena strappato, quindi 1,89. Se ci calcoliamo K, sarà circa 0,65.
calcio e stuzzo si rompe sempre prima dell'acciaio. Chi avrà deformazioni a rottura, comprese tra 0 e εsy circa, perché poi c'è una parte che va in compressione, comunque si mantiene una questa. Lasciare valori tra 0 e di K tra 0,651. L'acciaio non è snappato. Infine, K5, sollecitazione prevalente, compressione. Oppure sovraggiungere il calcio espulso con epsilon c uguale a epsilon cc, che abbiamo detto non è 5 per 1000 ma è 2 per 1000, k vaga a 1 e più infinito. Le barre inferiori sono qui ovviamente acciaio snervato a frazione, altrimenti dovrei considerare snervato anche l'acciaio nel campo C, perché è snervato a compressione, come abbiamo detto prima. Qua è acciaio snervato a frazione, quindi mi sto riferendo alle barre inferiori sollecitate a frazione. Allora, le sezioni che arrivano alla rottura in questo campo, nel campo 2, si dicono debolmente armate. Le sezioni che arrivano alla rottura in campo 3 si dicono normalmente armate. In campo 4 fortemente armate. Questo perché torniamo al discorso che vi piacevo prima, a parità di calcio e stuzzo all'interno di una sezione, se ci spostiamo verso i primi campi, l'acciaio raggiunge prima la rottura del calcio e stuzzo, forti di dilatazione e conseguente rottura duttile. La rottura duttile la identifichiamo nei primi tre campi, in quanto si arriva alla rottura dell'elemento con l'acciaio snervato a trazione nelle barre inferiori. Quindi qua. Campi 4 e 5 invece descrivono rotture fragili. Altra cosa che abbiamo detto, tra il campo 2 e il campo 3 abbiamo definito la retta di rottura limite, quindi qua, questa.
è il campo 3, il campo 4, la retta di coltura di lanciata. Arrivare a rottura in condizioni fragili, crollerà di botto, l'elemento collasserà immediatamente, non avrete forti deformazioni a precederlo. Proprio per questo motivo voi avete progettato, nel caso di rottura del duttile, un meccanismo di collasso che prevede la dilatazione delle barre d'acciaio inferiori, quindi vuol dire che si snerveranno gradualmente. Se voi immaginate un elemento vitale progettato ad esempio in campo 2 e iniziate a caricarlo, mano a mano che voi incrementate il carico, voi già sapete a priori che la rottura avverrà con una deformazione delle barre d'acciaio inferiori a 10 per 1000. Quindi quell'elemento progettato in questa maniera presenterà forti dilatazioni prima di arrivare alla rottura. Mentre invece, se voi progettate un elemento in campo 4, la rottura avverrà per schiacciamento del calcestruzzo nella parte superiore, senza che le barre inferiori si siano dilatate, si siano snervate, non si snervano nemmeno a frazione. Questo comporta che, essendo la dilatazione ultima del calcestruzzo per schiacciamento inferiore di quella dell'acciaio a frazione, voi non la riuscirete nemmeno a leggere. L'elemento collasserà senza dare nemmeno un minimo di previsione a rispetto invece agli altri.
Quindi vuol dire che c'è poca armatura e quindi il materiale non è sfruttato al meglio. C'è un tasso di lavoro molto alto dell'armatura che abbiamo disposto. E il calcestruzzo non viene per niente sfruttato. Mano a mano che ci spostiamo ad esempio in campo 3, la rottura avverrà in B, ossia in tutto questo canto. Vuol dire che l'acciaio delle barre inferiori sarà comunque snervato, arriverà la rottura in uno di questi punti. Che cosa succede all'asse neutro? Si abbassa. Quindi vuol dire che se ad esempio questo è il valore dell'asse neutro in corrispondenza della rottura limite, l'asse neutro in corrispondenza della rottura bilanciata sarà più basso. Infine, nel caso di sezione fortemente armata, la rottura avverrà nel primo tratto elastico lineare in A. Quindi la sezione collassa senza che nemmeno l'acciaio delle barre inferiori sia arrivato a snervarsi. L'asse neutro ovviamente è ancora più basso. Questo ci fa riflettere su una cosa. Più aggiungiamo armatura nella parte inferiore, più abbassiamo l'asse neutro. All'interno nel bilanciamento delle sollecitazioni, se voi aggiungete armatura nella parte inferiore, state mettendo un peso, state aggiungendo un peso, quindi significa che state rendendo più forte la sezione nell'acciaio e quindi state bilanciando, spostando l'asse neutro verso il basso. Perché è importante questa considerazione? Per un semplice motivo. Che abbiamo detto prima? Per sfruttare al meglio i materiali noi dovremo progettare restare qua. Ok? In corrispondenza della rottura limite, quindi raggiungendo il collasso con materiali sfruttati al massimo. Tutti e due raggiungono le informazioni rispettive ultime, 3, 5 e 10 per metri. Però quando noi andiamo a progettare una sezione, ad esempio per un certo momento sollecitante MS, che cosa facciamo? Noi andremo a fare una semplificazione in cui consideriamo questo l'asse neutro. La parte superiore della sezione risponderà a compressione. Lo sforzo di compressione della parte superiore sarà portato dal calcestruzzo. L'equilibrio lo andremo a fare considerando che lo sforzo di trazione sarà portato interamente dall'armatura nella parte inferiore. Quindi questo qua lo schematizziamo con lo stress block che abbiamo visto qui. Abbiamo questo. E invece in corrispondenza dell'armatura andremo a localizzare tutto quanto lo sforzo di trazione che deve portare. Quindi questo momento MS sarà bilanciato con questi due sforzi. Che succede? Noi andiamo a definire, a cercare l'armatura per cui si raggiunge una rottura in corrispondenza della rottura limite, facendo proprio l'equilibrio.
questa sezione, per esempio, abbiamo questa che è l'altezza dell'asse neutro, questo è D, l'altezza utile della sezione, questa è A con S. La parte complessa è sollecitata a compressione così, diagramma del tensore deformativo dello stress block, abbiamo anticipato prima. La tensione sarà FC e lo stress block sarà pari a 0,8 Y. Questi sforzi di compressione saranno rilanciati dalla trazione affidata completamente alla armatura. La risultante degli sforzi di compressione sarà C, come abbiamo detto, soggetta a un momento MS. Il braccio delle forze è Z. Allora, facendo l'equilibrio della traslazione, C meno P uguale a 0, C è uguale a P. C a quanto è uguale? A 0,8 Y segnato per FCU per D, dove B è la base della sezione, perché la compressione agisce su tutta quanta questa parte qua. 0,8 Y segnato per FCU per B sarà uguale a T. T a quanto è uguale? Ad A con S, che è l'area di armatura inferiore, per FY. Cosa facciamo? Allora, per seguire noi dobbiamo prima di tutto riuscire a soddisfare e a contrastare il momento sollecitato, e poi dobbiamo anche perseguire un tipo di rottura. Come possiamo imporre una condizione di rottura della sezione qui dentro? Esattamente. Quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo a scegliere noi a imporre un'altezza dell'asse neutro. Quindi stiamo mettendo come condizione che questa sezione arrivi a una rottura in un certo modo. Per esempio, l'asse neutro a quanto è uguale? A K per D, giusto? Abbiamo visto prima il coefficiente di posizione dell'asse neutro è K. E ci siamo andati a vedere quanto vale K in tutti quanti gli intervalli. Quindi vuol dire che noi conosciamo il valore del coefficiente di posizionamento dell'asse neutro per tutte le tipologie di rottura a cui può andare incontro questa sezione. Poniamo K uguale a 0,45. 0,45 in che campo si trova? Nel terzo campo. Adesso vediamo perché. Quindi Y segnato sarà uguale a 0,45 D. Perché facciamo questa operazione? Andiamo a ritrovare ad esempio A con S, l'area di armatura. Qual è il quantitativo di armatura necessario per produrre quella determinata rottura? A con S sarà uguale a 0,8 per 0,45 D per FCU per B su FY. Adesso, perché incontra un valore del coefficiente di posizionamento dell'asse neutro? O meglio, andare a cercare una rottura che è in campo 3.
prima stavamo dicendo che è opportuno andare a inseguire una rottura limite, perché i due materiali vengono sfruttati al meglio. Però c'è un problema. Quando voi andate a fare il progetto, come vi ho fatto vedere, che cosa fate? Fate l'equilibrio tra due risultanti di forza, di compressione e di trazione. Quelle di compressione sono queste qua, offerte dal calcio estruzione della parte superiore. Quelle di trazione dall'armatura nella parte inferiore. Avete fatto caso che noi non consideriamo ad esempio l'armatura superiore? Per semplificare la trascuriamo. Immaginiamo che tutta la compressione è affidata dal calcio estruzione. Però, come avete visto anche nelle lezioni con il professore, se io ho una sezione in calcio estruzzo nella realtà, io vado a dimensionare l'armatura inferiore, magari disporrò questi due ferri, ma necessariamente dovranno esserci per forza almeno due ferri superiormente, perché altrimenti non riuscirei a reggere le staffe. Ok? Questi ferri, i reggi staffi ad esempio, sono ferri più piccoli perché comunque non hanno caratteristiche portanti, però comunque ci devono stare. E che succede? Io li trascuro nel calcolo del progetto. Magari vado a inseguire una rottura limite, poi nella realtà vengono inseriti anche questi ferri quando andate a fare il progetto di particolari costruttivi e questi alzano l'asse netto. Avete visto prima lì in fondo, mi pare? Sì. Aumentando l'armatura inferiormente l'asse neutro si abbassa. Se io invece l'aumento superiormente, l'asse neutro si alza. Per cui se il vostro obiettivo è cercare la rottura limite, la cosa migliore è progettare una rottura che cada in campo 3, quindi poco più in basso della rottura limite, in maniera tale che quando voi andate a inserire i reggi staffi o comunque tutti i ferri fuori calcolo che ci sono nella parte superiore che noi trascuriamo qui, l'asse neutro si alzerà, ma lasciandovi comunque in un campo di rottura favorevole, campo di rottura 3, vicino alla rottura limite. L'asse neutro per capire che effettivamente vi troviate in campo 3. Per fare ciò dovete verificare semplicemente che la deformazione dell'acciaio nella parte inferiore sia compresa da epsilon sy s epsilon sy. E per il discorso che facevano prima lo potete verificare in questa maniera: la vostra deformazione azione S strana calcolato invertendo la formula l'asse netto in
componete un'area effettiva e vi ricalcolate l'asse netto. Questo lo conoscete, vi lo conoscete, epsilon Q lo conoscete, invertite questa e vi trovate il valore della deformazione epsilon S stata con cui le barre di acciaio inferiori aggiungono la rottura. Se è compreso in questo intervallo da 1,89 e 10 per miglia, allora siete effettivamente in campo termico. Verificato il campo tempo, andate a controllare che il momento sollecitante sia inferiore al momento resistente. In questo caso lo andate a fare facendo non più l'equilibrio alla traslazione ma l'equilibrio alla rotazione, che sarà pari a questo è il momento resistente della sezione, se ad esempio consideriamo C per Z. Z è uguale a D meno 0,4Y segnato, perché ovviamente è D meno metà dello stress block, che è 0,8. Massima possibile di quello che state progettando. Questo si traduce nella dinamica lavorativa in termini di costo, quindi non dovete soltanto fare in modo che quella cosa si regga in piedi, ma che si regga in piedi spendendo il minimo materiale possibile. E questo lo potete fare se mettendo in relazione questi due materiali li bilanciate con attenzione. Descrivere i campi di rottura, se voi andate a prendere il settore non partita, vi dà dei requisiti prestazionali. Non si parla di campo 2, campo 3, campo 4. La normativa vi dice dovete soddisfare questi requisiti di sicurezza. I campi di rottura vi servono a voi per maturare una ricerca dell'efficienza. Ok? Quindi voi dovete fare necessariamente entrambe le cose. All'esame dovete necessariamente verificare i campi di rottura, perché non è sufficiente soddisfare un discorso di sicurezza. Ci vediamo venerdì prossimo. Grazie.
10.